Ciao e bentornati nuovamente al mio canale di psicologia e se sei nuovo benvenuto allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale allora l'altro giorno ho visto un film che ho guardato l'altro giorno su Sky e che devo dire mi ha colpita parecchio Uh, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, io sono eh, tra quelle persone a cui è piaciuto questo, questo film, perché poi a alcuni non è piaciuto, ad alcuni è piaciuto, eh, diciamo che varia da eh, persona a persona. Io eh, non voglio parlarti solo unicamente del film, ma ehm, parlando del film vorrei parlarti di un argomento di cui ti avrei voluto parlare. Tempo fa ed è sulla violenza di genere, cioè del femminicidio, e come con femminicidio io non intengo solamente donne che eh, vengono uccise, ma anche le donne che vengono maltrattate. Anche oggi eh, nelle famiglie, quindi prendendo spunto da questo film che è stato diretto dalla Cortellesi, che a me sinceramente mi piace tantissimo come attrice, un po' vorrei esaminare mh, quali sono eh, diciamo, le motivazioni per le quali eh, mi ha particolarmente colpito questo, questo film e comunque mi è piaciuto molto eh, c'è ancora domani eh, il titolo del film che è su Netflix qua leggo ma è anche su, io l'ho visto su Sky Paola Cortelesi per farla breve parta Paola Cortelesi in questo nuovo film fa da regista allora, prima di tutto vorrei dire che questo film lo leggo, ha vinto è stato al concorso della Festa del Cinema di Roma del 2023. Si è giudicato il premio del pubblico, una menzione speciale e premio speciale della giuria è eh, uscito nelle sale il 26 ottobre. Io non sono andata perché solitamente non vado al cinema, anche perché poi ho di tutto e di più in casa quindi prima o poi, comunque, me li vedo. Poi i film perché comunque ho Sky, Netflix, di tutto e di più. E si è giudicata il biglietto d'oro come film italiano più visto nel 2023 con incasso che sfiora. 30 milioni di euro e appena sia a livello di accessi, 4 milioni 395 mila e tal. Spettatori e incassi da 32 milioni e 200 mila euro al box office, anche i due film dell'anno, cioè quello di Barbie e di Oppenheimer, li ha superati. Barbie, io non l'ho ancora visto e neanche Oppenheimer, quindi non posso giudicare, però. Questo film sto, uh, lo posso, uh, diciamo, uh, recensire, ecco, ma gli altri no. Però ne sono con contenta perché comunque ha un valore um, psicologico molto importante. Questo, diciamo, questo film. Tra l'altro, il Sindaco di Roma le ha consegnato il premio Lupa Capitolina. La storia è per chi non l'ha ancora visto, mh, non faccio spoiler: chiaramente girata in bianco e nero, ambientata nell'Italia della secondo dopoguerra e che, ma che parla dell'Italia poi, alla fine di oggi. Sottolineando appunto l'importanza eh, di tutte quelle battaglie che le donne hanno combattuto per eh, per non essere solo mogli, solo madri, ma anche donne che hanno il diritto di vivere come gli uomini. Mi piace anche l'idea che sia stato fatto in bianco e nero. È stata girata a testaccio eh, a Roma. Io credo che lei sia un'attrice un molto preparata, è stata veramente molto, molto, molto brava. A me è piaciuto, ecco, ripeto, è piaciuto. Ci sono... Una parte soprattutto del film che non mi è piaciuto, ma adesso lo vediamo insieme. La trama. Ecco, ti leggo un po' la trama. La trama è Delia, che è appunto Paola Cortellesi, che è la moglie di Ivano, madre di tre figli: moglie e madre. E questi sono i ruoli che eh, la definiscono. Eh, non la definisce altro, cioè, devono bastarle in effetti. Siamo mh, nella seconda metà degli anni 40. E questa famiglia vive a Roma, divisa tra la liberazione e le miserie della guerra. Quindi diciamo che è il periodo in cui è vissuta mia nonna. Mm? Ivano, che è interpretato magistralmente, io dico da Valerio Mastrandrea, è il capo supremo e padrone della famiglia. Lavora duro per portare pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo. A volte con toni sprezzanti, altri direttamente con la cinghia, a rispetto solo per quella canaglia di suo padre, suo sor Ottorino, un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. Quindi immaginiamo la vita di questa povera donna. L'unico sollievo di Delia è l'amica Marisa Emanuela Fanelli con cui. Condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza. E primavera e tutta la famiglia è in fermento per l'imminente finanziamento della amata Primogenica Marcella, Romana maggiora Vega Vergano, che dal canto suo spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di un cetto borghese, quindi praticamente la figlia sposandosi con questo ragazzo, si sposerebbe con un ragazzo benestante, cambierebbe vita, la migliorerebbe, via dicendo, con questo Giulio. Quindi finalmente si poteva liberare di questa famiglia, poteva andare via da questa famiglia che per lei era ingombrante con questo padre padrone e anche Delia è contenta che la figlia mh, possa migliorare la sua vita e andare a vivere più felice. Poi arriva una lettera misteriosa e questa lettera... Ovviamente io non ti dico cosa mh, ci fosse scritto, in questa lettera lei la nasconde dentro la macchina da cucire, tra l'altro senza farlo apposta, <ride> dentro una, una macchina da cucire del tempo del periodo, la, dentro un cassettino, nasconde appunto questa lettera. Che, però, eh, la accenderà di coraggio. Quindi le darà quel coraggio che eh, non aveva avuto fino a quel momento per un futuro migliore e non solo per lei. L'unica parte che non mi è piaciuta eh, del video, del film, allora Delia non vale niente in famiglia, non ha voce in capitolo, il, il marito decide per lei, per qualsiasi cosa e lei è abituata, cioè in quell'epoca, in quel periodo, non dico che tutti gli uomini fossero così. Però erano così anche, tra virgolette, era dovuto anche a delle leggi che poi andiamo a vedere insieme, delle leggi che aiutavano gli uomini, diciamo così, gli uomini intendo i mariti, i maschi, ad avere una predominanza eh, nei confronti delle donne. L'unica parte, diciamo, del film che adesso mi viene in mente, che non mi è piaciuta molto, è la parte dove lui la picchia. E in quel periodo ricordiamo che non era l'unica donna ad essere picchiata, però secondo me io vorrei tanto intervistare la cortellesi per chiederle il motivo per cui ha girato quella scena in quel modo. Lei ha girato la scena, scena di violenza del marito nei confronti della moglie, un po' come se fosse una danza. Ecco, se, chi l'ha visto mi capisce, comunque se la vedrei mh, capirà. Una sorta di danza e io mh, non l'avrei messa, con la, mh, perere, ovviamente è un mio parere personale, io non avrei messo quella scena perché l'avrei ritenuta un po', molti di, infatti l'hanno ritenuta, l'hanno considerata come ridicola, un po' stonava, secondo me stonava perché mh, questo delle donne che come minimo, e ripeto, come minimo mh, venivano picchiate dai mariti senza ritegno, non credo che possa essere eh, banalizzata. La scena con una, uh, un, un, una danza perché c'era poco da, da gioire, da danzare. E nei confronti di tutte quelle donne che in quel periodo sono state maltrattate, mi sembra quasi una mancanza di rispetto. Questo è un mio modestissimo parere: mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di tutte queste donne che allora non avevano tutele dal, dal punto di vista statale, dallo Stato, non erano tutelate e quindi questa, questa scena dove si vede la cortellesi che viene picchiata dal marito talmente tanto da farla cadere per terra, ma che questo viene recitato come una danza, mi sembra proprio una mancanza di rispetto nei confronti di tante donne che Alcune sono state picchiate, le meno fortunate sono state uccise dai mariti. E adesso ci arriviamo. Dunque io non la ritengo una scena ridicola, ma la ritengo una scena che manca di rispetto e una scena di cattivo gusto. Ecco, e mi stupisco che una persona brillante come Paola Cortellesi, che comunque è stata veramente bravissima, a dirigere questo film abbia fatto questo tipo di scelta ecco perché io a me piacerebbe chiederlo il motivo per il quale ha scelto questa ha fatto questo tipo di scelta parliamo della violenza de di genere in quegli anni si è sempre fatto violenza mh, psicologica fisica alle donne le donne ricordo non avevano neanche il diritto di voto quindi le violenze erano all'ordine del giorno all'interno delle famiglie, violenze eh, psichiche, verbali, fisiche. E eh, si uccideva addirittura, c'era una legge. Delitto d'onore per cui il marito, ma non solo il marito, aveva la mh, possibilità, diciamo, poteva anche eh, uccidere la moglie, si, uccide, si uccideva infatti per onore nel caso di adulterio e nel caso di bambini nati fuori dal matrimonio che addirittura potevano essere uccisi. Io questo l'avrei inserito. Nel film, ecco, una cosa che avrei inserito nel film è anche questo: venivano uccisi. Perché? Perché era ritenuta una prole illegittima. E ecco qui a, a me scatta un commento che riguarda la Chiesa. Io sono profondamente credente, credo in Gesù, credo in Dio, nella Madonna e tutto il resto. Sto tra l'altro. Uh, leggendo nuovamente la Bibbia e uh, il Vangelo, e mi chiedo come in quel periodo in cui la stragrande maggioranza delle persone era anche credente potesse commettere degli atti così atroci credendo di essere andando anche in chiesa cioè queste persone andavano in chiesa cioè andavano a fare la comunione credevano in Gesù stiamo scherzando vi viene anche da fare questo, questo questa parentesi e c'erano due articoli il primo è il 587 che è il diritto d'onore che solo nel tieniti forte tieniti forte solo nel 1988 1881, lo Stato italiano lo abolì, cioè ci rendiamo conto che fino al 1881 l'uomo poteva uccidere una donna, magari non l'aveva neanche fatto, anche sospettata di adulterio. La pena solitamente quando tu uccidi una, una moglie, una donna, è di 21 anni, sto parlando sempre di quegli anni, eh? ed era stata ridotta a sette anni, cioè una pena di 21 anni ridotta a sette anni, se eh, veniva dimostrato che eh, era un'offesa d'onore. Nel 1930 poi c'era il codice Rocco, lì creato dal guardasigilli del governo fascista Alberto Rocco, ed era la legge numero 544 che era il matrimonio riparatore. Per me è difficilissimo fare questo video perché mi parte un embolo, mi parte, mi mi parte l'embolo, mi parte veramente un embolo perché queste cose non sono successe eh, 200 anni fa, sono successe praticamente ieri, stiamo parlando del mille, fino a 1981, cioè rendiamoci conto, ieri praticamente, che non è ieri, però comunque, cioè, io ero, anche, ero già nata, io ero nata. Il matrimonio riparatore consisteva nel fatto che chi ehm, fosse accusato di stupro. Quindi, tu, uomo, stupravi una donna. Se gli fosse offerto, per esempio, dalla famiglia di lei di sposare la vittima, il reato veniva estinto. Parliamone. Il reato veniva estinto, non esisteva più come se non avesse fatto nulla. Matrimonio riparatore. Quindi. La donna, come nel film, era una donna oggetto, una donna inferiore all'uomo, una donna considerata quasi una deficiente, non in grado di intendere e di volere, il cui unico scopo nella vita era posarsi, fare figli, ubbidire in maniera adorante nei confronti dell'uomo ed era addirittura la donna associata ad un vaso. Tant'è vero che si diceva, quando il vaso viene rotto, bisogna ripararlo. Ecco il matrimonio riparatore. Chi rompe paga e i cocci sono suoi. Quindi tu hai stuprato quella ragazza, i cocci sono tuoi. Cioè te li devi sobbarcare, ok? Quindi il matrimonio. Quindi pu puoi immaginare queste donne che sono state senza la loro volontà stuprate da degli uomini e le famiglie d'origine le hanno costrette a sposarsi col proprio carnefice, cioè ci rendiamo conto. Ecco perché a me ha colpito moltissimo il film della Cortellesi e devo dire la verità che io l'avrei fatto molto molto più pesante. Molto più pesante, mettendo in evidenza tutte queste leggi, cose. ce le avrei messe in mezzo perché ancora oggi la donna, anche se abbiamo fatto tanti passi in avanti, viene comunque trattata in questo modo a seconda delle famiglie. Cioè, la donna come serie Z che deve stare solo zitta. Tanto è vero che nel film viene ripetuto più di una volta dal marito e dal suocero: tu parli troppo cerca di tapparti la bocca sei una brava donna sei una brava madre una brava moglie ma devi tapparti la bocca la donna in quell'epoca si doveva tappare la bocca tutto quello che succedeva all'interno della famiglia la donna non poteva fare niente e quando dico niente che il marito ti riempiva di botte tu dal punto di vista legale non è che potevi andare potessi andare dalla polizia a denunciare nulla perché il marito aveva il potere di poterlo fare nei confronti della donna e da quando è cambiata questa situazione è cambiata grazie a un'eroina secondo me perché chiamiamola <ride> col nome che le compete un'eroina che si chiama Franca Viola Franca Viola nel 1965 aveva 17 anni e rifiutò di sposarsi con il suo stupratore perché allora tu, e se le famiglie dicevano che tu ti dovessi sposare col, con il tuo stupratore, tu non dovevi dire nulla. cioè dovevi sposarti con lo stupratore zitta. dovevi stare. In questo caso, però, Franca Viola ha avuto l'appoggio della sua famiglia. È stata molto fortunata ad avere dei genitori che forse avevano un po' di cervello in più rispetto alla stragrande maggioranza delle persone e l'avevano aiutata in questo senso. Dopo 16 anni, ripeto, 16 anni, è stata approvata la legge, cioè sono passati 16 anni da quando Franca Viola, nel 1965, a 17 anni, si è rifiutata di sposare il suo carnefice. Cosa gli è successa a Franca Viola? Franca Viola era stata rapita dall'ex fidanzato, dagli amici del fidanzato, violentata e segregata per otto giorni. Per otto giorni. La famiglia, d'origine di Franca, ha appoggiato la figlia e lei ha potuto non sposare questo delinquente. Perché di questo parliamo: di un delinquente, di uno stupratore. Un delinquente nel 1975 ci fu una riforma una riforma che è diritto di famiglia quindi ci fu ci fu la legge sul divorzio la cancellazione della figura del capofamiglia perché in quegli anni il capofamiglia decideva sulla moglie su che cosa poteva fare non poteva fare cioè un esempio se la donna voleva mettersi un rossetto e il marito diceva no e lei continuava a farlo, quella prendeva botte su botte e doveva solo starsene zitta. Cioè, cosa che oggi rabbrividiamo. E dal 1975 il, i due coniugi hanno, eh, per fortuna, acquisito il diritto di avere lo stesso livello, sono allo stesso livello, quindi padre e madre. Prima no. Prima c'era il capofamiglia e poi c'era la madre che doveva fare da schiava poi, alla fine, per i figli, per la famiglia e soprattutto per il marito. Il 29 settembre del 1975, tra l'altro, è successo un'altra cosa, che poi, tra l'altro, qui su um, internet sono um, tanti i miei colleghi youtuber che hanno parlato del massacro del Cerceo. Tre ragazzi di buona famiglia avevano abusato barbariamente di, un, di due ragazze. Di 19 e di 17 anni, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti. Allora addirittura non c'era una legge sulla violenza sessuale. Non esisteva. Addirittura era colpa della vittima. Cioè, non solo venivi stuprata, picchiata, seviziata, ma era anche colpa tua. E pensiamo a quanti uomini anche oggi. Ci vengono a dire che è colpa nostra perché ci vestiamo con la minigonna un po' scollacciate, cioè nessun uomo si deve permettere di mancare di rispetto e di violentare, maltrattare, picchiare una donna. Nessuno, anche se te la ritrovi nuda. O mezzo nuda perché sennò sei un mostro un delinquente un farabutto nel 1977 la senatrice tullia cerettoni romagnoli aveva fatto una proposta di legge nel 1978 però la sfiga fa che si scioglie la legislatura e quindi prima che venga approvata questa legge che è la legge 442 ma che il 5 agosto del 1981, quindi la data di cui abbiamo parlato all'inizio, ci fu l'abolizione del delitto d'onore, 1981 ripeto, e dell'infanticidio, di cui non abbiamo parlato e di cui mi dispiace che non ne abbia parlato la Cortelesi nel suo, nel suo film. Mi dispiace molto. Questo lei lo poteva lo poteva benissimo inserire invece di fare la danza delle botte io avrei inserito anche questo perché questa è storia cioè, non sono cose inventate non è qualcosa di inventato è storia cosa succedeva con l'infanticidio? se tu malauguratamente rimanevi incinta prima del matrimonio allora si aveva la possibilità di sopprimere il bambino quindi Potevi, i genitori potevano uccidere il bambino, uccidere il bambino. Oppure poteva attraversare un momento di violenza, oppure poteva essere cacciata dalla famiglia, quella è la cosa sicuramente che avveniva frequentemente, e le madri venivano abbandonate. Quindi o venivi abbandonata o ti uccidevano il figlio, cosa che in un periodo tra l'altro dove la stragrande maggioranza delle persone erano religiose, andavano a messa, a prendere la comunione. Secondo me non avevano neanche capito il messaggio di Gesù, di pace, di, di, di perdono. Di, cioè, nessuno si deve permettere di togliere la vita a un essere vivente. Solo Dio può. Eh, e io mi rendo conto quanta ipocrisia ci fosse in quel periodo. Comunque... Nel 1981 ci fu l'abrogazione di questo reato. Avrei tanto da dire in questo video, ma mh, voglio fare due video diversi, separati, perché sennò poi dura troppo. Perché succede questo? Ecco, io mh, te lo posso spiegare dal punto di vista psicologico. Perché l'uomo è sempre stato così nei confronti della donna? Mh? Inizialmente la prima cosa che ti voglio dire è che l'uomo è sempre stato dipendente dalla donna. Quindi partiamo da questo presupposto, quindi anche allora l'uomo era dipendente dalla donna, era la donna che badava i figli, era la donna che preparava il pranzo, era la donna che doveva pensare a tutto, l'uomo vabbè andava a lavorare e basta. Ma paradossalmente l'uomo è più dipendente dalle donne che le donne dipendenti, dipendenti dagli uomini. Tanto è vero che oggi... La vita parla da sola, cioè la società parla da sola, perché sono sempre di più le donne che vivono sole, le donne che non si sono sposate. Perché allora se non ti sposavi, eh, zitella ti chiamavano, una zitella che nessuno ti ha voluta, quindi già anche questo: in non poter scegliere di non sposarti, perché subito ecco l'etichetta, l'etichetta della zitella. Tra l'altro, l'uomo, a mio parere,. È anche oggi dipendente dalla donna sia dal punto di vista psicologico che affettivo. E cosa ha fatto l'uomo per avere questo? Ha creato delle barriere, ecco perché c'erano quelle barriere. Erano delle barriere che la donna, qui la donna non poteva fare niente. Tant'è vero che in una parte della, del film la figlia si arrabbia tantissimo con la mamma, e le dice: Mamma, ma perché? Fai trattare in questo modo da tuo marito? Ma perché non reagisci? E la mamma le risponde: E dove vado? Perché la donna, dal punto di vista economico, era dipendente dall'uomo. Ma perché la società era creata dove da un uomo, ah, c'erano le eccezioni ovviamente, però era l'uomo che lavorava, la donna doveva rimanere a casa. Quindi la donna non aveva quell'indipendenza economica per poter dire ok, va bene me ne vado via, prendo baracche e burattini e me ne vado via. A parte che non esisteva neanche il divorzio, te lo devi tenere il marito, non è che potevi, potessi andartene via da casa così come si può fare adesso. E poi veniva impedito alla donna anche di studiare, non solo di lavorare, ma anche di studiare. Ecco perché io dico sempre studiate, 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 perché studiare ti apre la mente, studiare ti insegna a vivere e capire le situazioni, studiare serve sempre. Anche se poi un domani non utilizzerai la tua laurea, comunque studiare ti servirà sempre, perché lo studio è emancipazione mentale. Ecco perché ci impedivano di studiare. Nel caso in cui ci fossero pochi soldi in famiglia, a scuola andavano i maschi, le femmine, le donne, non andavano a studiare, era in più. Tanto le donne, si, la, la vita della donna era fatta di famiglie e figli, ecco, non doveva aspirare di certo ad altro. Oggi chiaramente le donne possono andarsene, possono dire di no. La dipendenza dell'uomo è più una dipendenza psicologica, Secondo, psicologica e anche mh, fisica, nel senso che oggi, ma anche ieri, l'uomo... Se noi notiamo gli uomini che la cui moglie mo muore, si trovano, e che si trovano per esempio vedovi, facciamo il caso, non parlo degli uomini che hanno sempre vissuto da soli, che sono autosufficienti, però l'uomo che rimane vedovo, quindi una vita con la moglie che lo serve, che lo aiuta, che gli pulisce la casa, eccetera, eccetera, è dipendente dalla donna. Dipende dalla donna, rimane spaesato nel momento in cui la donna, magari muore, la moglie, per esempio, muore. Tant'è vero che l'uomo ha più bisogno rispetto alla donna di una persona che lo accudisca, quindi è più vulnerabile rispetto alla donna l'uomo. Tant'è vero che tanti casi, non possiamo vederli anche oggi, tanti casi di, uh, di persone. Che, um, uomini che sono rimasti vedovi e che hanno bisogno della badante e non parlo di uomini che magari hanno dei disturbi fisici su quello anche donne hanno bisogno delle badanti però se l'uomo anche diciamo abile mh, ha bisogno di una donna in casa che magari pulisca la casa che faccia il pranzo e via dicendo quindi non sempre la badante L'uomo prende un badante, una badante per, perché ne ha bisogno dal punto di vista fisi, fisico, ma dal punto di vista proprio dell'aiuto in casa, e, e psicologico, cioè eh, comunque proprio per le pulizie, per i pranzi e via dicendo. Quindi l'uomo ha più bisogno, ha bisogno di che cosa? Di una moglie e madre. L'uomo, quando si sposa, la madre mh, trasferisce la figura materna nella moglie. Allora, io non voglio generalizzare, magari mh, mi saprai dire mh, se ti ci ritrovi o ritrovi, non, non dico proprio la tua storia, ma la storia di, magari di tue parenti o di tue amiche, in questo che sto dicendo, ha bisogno di attenzioni l'uomo, ha molto bisogno di attenzioni, soprattutto se queste attenzioni non le ha ricevute da parte della madre, ne ha particolarmente bisogno. E noi siamo il frutto dell'educazione che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, mm? maschi e femmine. Eh? Cool. Qui non, non ci sono distinzioni. Però, per quanto riguarda il femminicidio, eh, e io per femminicidio sto intendendo sia l'uomo che uccide la donna, ma anche che la maltratta dal punto di vista fisico e psicologico. Se uccide, l'uomo se uccide, non uccide per caso, uccide perché in famiglia, nella sua famiglia d'origine, è stato oggetto di traumi e vessazioni quindi anche il marito che tratta male la moglie che pretende attenzioni particolari della moglie che è un po' il padre padrone ecco della moglie non succede per caso perché tutti abbiamo avuto un esempio dalla famiglia e abbiamo mh, per la maggior parte di noi sublimato l'infanzia che cosa vuol dire vuol dire che le esperienze dolorose che noi abbiamo subito in famiglia si tende a coprirle, a nasconderle. Questo perché? Per istinto di sopravvivenza. Perché il dolore sarebbe troppo grande, quindi viene sublimato, quindi viene dimenticato, una sorta di dimenticanza. In psicologia si chiamano meccanismi di difesa. I meccanismi di difesa sono tutti quei meccanismi messi in atto in maniera... Che ci aiutano a non impazzire, a non stare male. Quindi, noi dimentichiamo apparentemente determinate vessazioni, cattiverie o comunque educazioni dolorose che abbiamo ricevuto eh, durante l'infanzia, le nascondiamo, le nascondiamo nostro, nella nostra parte inconscia, non le ricorda. Ma il fatto di non ricordarsele non vuol dire che le ha superate. Assolutamente no. Non le ricorda, ma gli rimane la sensazione, gli rimane dentro il trauma. Il trauma, che no, i traumi che noi um, subiamo da bambini, mh, sono tutti traumi che influiscono sulla nostra vita futura, sul nostro comportamento futuro. Ad esempio, essere stati accettati, ad esempio dagli altri, dalla famiglia, si mh, ripercuote sulla vita futura. Quindi magari credono di non poter essere accettati anche dagli altri, perché non sono stati accettati a sua volta dai genitori. La mente non ricorda, ma l'inconscio. Ricorda tutto, ecco perché serve andare in terapia. Ma molti terapeuti dicono eh, il passato non serve a niente, io non sono assolutamente d'accordo. Il passato serve nel momento in cui ovviamente con una terapia, piano piano, non da un giorno all'altro, perché la persona potrebbe risentirne dal punto di vista psicologico, ma piano piano bisognerebbe arrivare, arrivare alla consapevolezza. Di quello che hai subito, dei dolori che tu hai subito per poterli rielaborare e accettare. Solo così si guarisce. Solo unicamente così. Se no, per tutta la tua vita te li porterai come dei fardelli dietro le tue spalle. Quindi, magari con mancanza di fiducia nei confronti degli altri, con problemi relazionali va vari nei confronti di amici, parenti e via dicendo. Quindi i femminicidi non, mm, e i maltrattamenti delle donne, ma anche dei, delle donne nei confronti degli uomini: eh, cioè, mm, questi fenomeni av non avvengono per caso, come ho detto prima, perché il figlio mm, non è stato amato quanto aveva avrebbe avuto bisogno di essere amato, è un figlio maltrattato è da almeno uno dei due genitori. Quindi c'è sempre una causa. Quando una persona maltratta un'altra, e ha un comportamento bizzarro, un, comporta un comportamento disfunzionale, c'è sempre una motivazione che deriva dall'infanzia. E qua io mi rifaccio a Bolby, che lui, ha lui aveva nel 1968 creato la teoria dell'attaccamento, di cui in questo video non te ne parlo perché sennò diventerebbe troppo pesante. Comunque lui aveva eh, aveva parlato di moi, modelli interattivi interni, cioè dei modelli degli stili di attaccamento che tu, grazie al fatto che tu hai vissuto un certo tipo di infanzia con il genitore con chi si è preso cura di te, che può essere la madre, ma può essere anche un'altra persona che si chiama il caregiver, quindi chi si è preso di cu cura di te quando eri molto piccolo, questo influisce su come tu reagirai un domani eh, con le persone, con gli amici, con il partner, con l'ambiente circostante. Lui poi aveva parlato: ci sono quattro stili di attaccamento: che sono sicuro, ambivalente, evitante e disorganizzato. Su, in questo video non voglio parlare perché è un mh, discorso abbastanza, diciamo, quasi una lezione universitaria, quindi io cercherò in questi video di far sì che sia una chiacchierata, mh, una chiacchierata però eh, dove mh, posso arrivare a tutti, io vorrò, voglio arrivare a tutti. Per far capire a più persone possibili è importante capire chi hai davanti. Ecco perché io ho studiato psicologia e mi sono specializzata e sono diventata psicoterapeuta, perché io sin da piccola mi sono posta tanti punti interrogativi sulle persone. Io dico sempre questo, io sono nata psicologa, io sono nata psicoterapeuta. Perché? Perché sin da piccola, a parte che mi ha sempre affascinato la psicologia, ma sin da piccola io mi sono posta delle domande che ancora oggi io dico... Ero già psicologa allora perché erano delle domande assolutamente intelligenti, delle domande che e delle affermazioni riguardanti le persone che mi stavano attorno in quel momento che avevano una, um, un un filologico e solo adesso lo posso dire avendo studiato questi argomenti perché a seconda dello stile d'attaccamento cosa vuol dire del rapporto con la figura d'attaccamento col caregiver? Quindi la prima relazione influisce sulle relazioni future, quindi la figura più importante è quella del caregiver, solitamente la madre ovviamente, che è una relazione unica, più forte relazione che noi possiamo avere nella vita è quella con la madre ed è il prototipo delle relazioni poi future. Quindi è il, procurso, è il precursore tra l'altro questo tipo di relazioni. Delle disturbi, dei disturbi mentali. Ecco perché mi, è, mi ha colpito tantissimo il film della Cortellesi proprio per questo motivo: perché mh, identifica e ci racconta eh, la vita che subivano le donne in quel momento della, mh, storico. E forse ci fanno anche un po' ringraziare, <ride> ci fanno ringraziare anche la vita che, che possiamo vivere oggi. Tante donne prima di noi non hanno potuto fare tante cose, erano obbligate a sposarsi, erano obbligate a fare solo le madri, non, ha, non hanno potuto studiare, non hanno potuto mh, alcune non, non sapevano neanche leggere e scrivere, non hanno potuto neanche avere la gioia di leggere un libro, cioè che per noi è una cosa assurda, ma era così e non. Ti sto parlando del paleolitico, ti sto parlando di 50 anni fa, perché 1981 neanche 50 anni, anche meno. Ed è assurdo, veramente, è assurdo. Quindi tanti passi in avanti stiamo facendo noi donne, ancora ne dobbiamo fare, per essere accettate e per essere eh, accettate come esseri umani, almeno eh, dello stesso livello, allo stesso livello degli uomini, e se posso dire una mia, la mia, e qui mi espongo io personalmente, mi dispiace dirlo, a parte le eccezioni, secondo me la donna, sotto tantissimi punti di vista, migliore degli uomini, sia dal punto di vista emotivo, relazionale, empatico e anche di problem solving e di intelligenza. Mi dispiace, avrò i maschietti contro di me in questo momento, però ci sono delle eccezioni. Perché per certi versi io eh, parlo molto meglio degli uomini, mi piacciono più gli uomini per certe cose rispetto alle donne, però in questo contesto io dico questo, ecco, eh, non me ne vogliano gli uomini magari che possono ascoltare eh, questo tipo di video. Questo video insomma io vi ringrazio per aver visto il video fino adesso. Fammi sapere sotto nei commenti quali tipi di argomenti ti piacerebbe. Comunque adesso il canale eh, tratterà più di argomenti. Partendo quindi da un fatto di cronaca, eh, te ne parlo dal punto di vista psicologico. Diciamo quell'evento, quella situazione vista dalla psicologa, dalla psicoterapeuta. Se non sei iscritto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, mi raccomando, e ti chiedo di condividere il, questi video e il mio canale nei tuoi social perché mi aiuti veramente a crescere così che io posso aumentare i contenuti devo arrivare almeno a mille iscritti e a tante ore di visualizzazione dopodiché posso diventare partner di youtube argomenti che a te possano interessare più rispetto ad altri io comunque mi sto segnando tutto eh, quello mi sono segnata tutto, tutti gli argomenti che fino adesso mi avete eh, di cui mi avete parlato vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao